posso iniziare a parlare dell'euro, parlerò un po' a ruota libera, quindi non fate caso se non vi rispondo. Eugenio ci è riuscito, Eugenio sì, è riuscito nell'intento, purtroppo io, Ayub e Carmine siamo morti. Siamo morti. Chi ha l'ultima come me, chi può prima, ma abbiamo perso. Ha fatto un bel anno di merda, una bella season di merda. Complimenti a me. Se dobbiamo considerare un anno da euro a euro... ok, niente, cioè mi aspettavo molto... Posso fare molto di più. All'euro ho portato Runic Twin Sprite. Vabbè, l'avevo detto che giocavo quello. Ho parlato pure un po' con Nico, che... Nico Sherkamp, che sarà una parte attiva di una delle storie di questo europeo che ora vi andrò a raccontare. Considerazioni sull'europeo, sul viaggio, eccetera. Iniziamo dal viaggio, raga, fantastico, veramente, mi sono divertito un botto. Mi mette pure che siamo stati più giorni del solito, siamo stati lì dal mercoledì fino a lunedì. E proprio la compagnia sempre incredibile, ormai l'avete conosciuto un po' tutti, l'avete conosciuto un po' tutti tramite i vari vlog eccetera, tramite pure le storie su Instagram, diciamo che c'è stato già qualche spoiler. Vi aspetta un grandissimo vlog, quindi seguitemi su YouTube. Sarà veramente lungo, mi sa, perché non avevo mai registrato per tutti questi giorni. È stato un po' strano. Non so quante cose riuscirò a tagliare, perché ogni clip, diciamo, in sé ha qualcosa. Vari giorni prima dell'euro, prima del De Zero, siamo andati in giro per Amsterdam, dove abbiamo alloggiato, abbiamo fatto le cose che si fanno ad Amsterdam. Siamo andati un po', vabbè, vari casinò, come chi ha seguito, ripeto, sa. Cosa abbiamo, vabbè, mangiato, il solito cibo tipico, cioè McDonald's, Burger King... tacos, patatine, cibo tipico. Quindi è andato almeno su quello, è stato un po' come al solito. Poi vabbè, europeo in sé, Day Zero, siamo andati là per i playoff. A vedere un po' come andava la situazione, nel miracolo, se Carmine rientrava, visto che era trentesimo in classifica, ma ovviamente non è riuscita a rientrare, era una cosa quasi impossibile. E quindi vabbè, siamo stati un po' là, abbiamo visto un po' la situazione, come era organizzata. Io a Utrecht, almeno parlando per me, sono già stato nel 2020, quindi già sapevo com'era la venue eccetera. Day Zero abbastanza tranquillo, sfortunati gli italiani, purtroppo vabbè, tutti quanti lì comunque tifavamo per loro, ma siamo stati un po' sfortunati. Sono entrati, sono passati Sossi, Dinkabui, un francese che non ricordo il nome, e Koscielny, se non mi sbaglio, che non vedevo da infinito giocare, però si è qualificato al mondiale, complimenti. Il mazzo che ho portato, ho portato Runic Twin Sprite, quello su cui ero più preparato, anche se forse non era il migliore, diciamo, per l'evento, però sinceramente io sono molto più sulla parte se sai giocare il mazzo, giochi quello e diciamo non dovresti avere rimpianti. Anche ai playoff ce ne sono stati parecchi. I ragazzi dell'arma, Diego, Mario, Alessio hanno portato tipo Floan de Ries, se non sbaglio. Quindi hanno fatto un po' di meta call su quello. Molti Runic Twin Sprite stavano ai playoff, come Nico, Sossi, Goffurair. Joshua giocava Runic però con un mini engine for air, non si è capito comunque alla fine, che ci ha giocato Matteo Mordanini contro. Vabbè, un po' sfortunati questi playoff per gli italiani, e sono passati quei tizi là. Poi Day 1, vabbè, tutto a posto, ci sediamo. I ragazzi che hanno partecipato ai playoff avevano i primi due round di bye, noi abbiamo giocato. Turno 1, vabbè, annunciano che saranno 9 turni il Day 1, 2 il Day 2 e poi la top 64 giocata, quindi per un totale di 1900 giocatori. Non abbiamo superato il record dell'anno scorso che era di 2000 e passa, infatti lì si è fatta top 128. Poi per il costo forse del viaggio, perché noi abbiamo speso infinito, tipo 500 euro. O non so, voi pure, perché forse le classifiche, cioè le qualificazioni non sono più scalate quest'anno. Magari anche quello, però 1900 giocatori, comunque tantissimi. Vabbè, annunciano quanti turni saranno, eccetera. Turno 1 becco Runic Furair, non mi ricordo, vinco 2-0. Poi becco un Kashtira, vinco 2-0.
Turno 2, vado veloce. Turno 3 prendo Diego che aveva finito i surround by, giocava cash, vinco. Vado 3-0, poi prendo Luke Parks. Luke Parks che giocava sempre cash, non ho preso un botto. Sempre cash, e perdo a G3 perché mi tira Deflector in risposta alla mia Evelyn Match. E la mia mano era Lila e 3 Spell Runic che non potevo chainare perché sennò non avrei bannato quello che dovevo di Evelyn. E non aveva molto senso. Diciamo che lui ha avuto lo spot per... si è lasciata Rysart ovviamente, dopo aver tirato Deflector, e ha avuto lo spot per attaccarsi in Tiss sotto Rysart. E avendo solamente Lila, lui mi è andato a spaccare ovviamente il Link Rosa quando ci sono arrivato. E purtroppo non avevo Extender, un qualsiasi Sprite avrei vinto anche quella partita lì. Vabbè, vado 3-1. Ho preso tanta gente forte sto torneo, devo dire la verità. Una bella Svizzera piena di fenomeni. Perdo da Luke, vado 3-1. Poi becco un Dinomorphia, vinco. Becco un altro Cash, vinco. Poi becco uno del Frozen, non mi ricordo il nome, raga, scusatemi. Giocava un mazzo di merda, veramente. Mi ha fatto tiltare tantissimo. Giocava Mat Match Super Eevee. E perdo a G3 perché parte Fantacombo, che era impossibile da alzare per me perché chiudeva negazione al cimitero di Spell Trap. Link 5, barone a terra, trappolina, carte in mano, non potevo fare un cazzo. Svedese, sì, penso di sì. E vabbè, non ci potevo fare un cazzo, pure se avessi avuto Dark Ruler non sarebbe servito a niente. E vabbè, perdo da quello, vado 5-2. Poi sesto turno becco un altro cash, vinco. Ultimo turno del D1, becco un drago, vinco al tempo. Vinco al tempo con il super mostro livello 2 che conoscete. E vabbè, vado 7-2 in pieno... non in bolla, però. Non potevo più perdere, potevo pareggiare e vincere. Dovevo pareggiare e vincere al massimo. Doppia vittoria sarebbe stata top sicura. Dei due invece, carichi come sempre, teniamo tutti quanti la faccia da morti, stanchissimi. Mi siedo e primo turno del D2 prendo Anthony Lopez, che chi non lo conosce è un ragazzo molto molto forte, che sta nel Junks Playground, il team di Dingham Fam, eccetera, qua la gente è là. E ha fatto tantissimi risultati come la top 4 per esempio a... se non mi sbaglio a Lione, vabbè, comunque a infinite top. Gioca Cash King Second, G1 perdo, mi fa Shifter, Golem di Lava, Buco Nero. Ho detto vabbè, le prime bestie, ho detto ecco qua, adios. G2 vinco, apro fortissimo, apro la full board più altre infinite cose, lui non riesce a ribaltare. G3, lui fa partire a me, io avevo fatto mezza side diciamo per andare secondo, mezza side per andare primo, perché non sapevo se lui potesse cambiare le carte e andare, decidere di andare lui primo. E vabbè, infatti mi pesco Trust, ma vado a scartare per darmi Fontana, faccio full combo, e in questa full combo mi pesco Tomba, che ho giocato Tomba, spoiler, dopo vi faccio vedere la lista. Vabbè, pesco Tomba, la setto pure una Flash in Fire e attivo Fontana. Full combo a terra, carote, eccetera. E tenevo altre carte in mano, tipo due carte, non mi ricordo, se non mi sbaglio erano entrambe Runic. Prende Draw Face, mi fa Cosmic su Fontana, faccio ok. Avevo paurissima di Trust, quindi ho detto va bene, addio Fontana, tanto Flashing settate o Tomba e Full combo a terra non me la alza. A meno che non mi tira delle cose incredibili o non gli do l'accesso a Trust. E vabbè, mi fa Cosmic su Fontana, accetto. Poi prende e mi tira un altro Cosmic, me lo fa su Flashing Fire, faccio va bene. E praticamente poi non ha più niente come Board Breaker e perde. L'OTK diciamo due turni dopo, tenevo tipo 3 Link 4 a terra. E vabbè, Tomba incredibile, non l'ha fatto giocare. Vabbè, vinco contro Anthony. Poi vado all'ultimo turno, becco un francese se non mi sbaglio, che giocava cash e non potevo perdere, dovevo vincere per forza. Vinco G1, G2 perdo da Lancia su Rysart. Aveva fatto Rysart, setto 1 passo, 3 carte in mano.
perdo da lancia su Resart, purtroppo non avevo una mano che potesse andare sopra quella cosa. E amen. E poi ultima, purtroppo succede quello che non doveva succedere, apro una mano di merda, mi ha abbandonato, diciamo, il mazzo e riesco ad arrivare giusto a Resonator perché mancava poco al tempo, ma non è bastato perché anche il judge ha dato 1 minuto di extra time perché il tizio si è letto Mannequin Cat. Cose così, no? Diciamo che è andata che ho fatto Sperruni, Ugin, Ugin scarto, mi sono beccato Ash. Da lì non avevo ovviamente Live Twin, avevo il Live Twin rosa. Faccio Mannequin, gli porto Ash, porta Resonator, faccio l'ultima Sperrunic, faccio Gigantic, diciamo faccio un po' di cose, ma non bastano per diciamo far finire comunque il turno nel mio. E vabbè, setto Smasher, passo. Lì ovviamente c'è anche Cosmic. Fa Cosmic Introface, fa Nolmar Resart perché la devono tenere sempre per alzarsi la cazzo di Ash, non poteva non averla. Vabbè. E fa Donner, Donner spacca Mannequin, fa Special Unicorno, Unicorno addo Teusi, Teusi faccio Ash. E ovviamente ha anche un'altra cosa per continuare, ha la Field. Avendo la Field si adda gli altri pezzi per continuare. Amen. Mi attacca, non mi fa danno. Pesco io senza carte in mano. Ho settato un mostro e ho passato. Ah, cioè, ha fatto Birth Evoco Battle. E sono andato da sotto. E vabbè. Ho collezionato un'altra grandissima bolla anche a questo evento. Diciamo dal. Se vogliamo considerare la season, che parte comunque da YCS. Ho fatto 65esima a Dortmund. Bolla a Lione, se non sbaglio. Drop. Al Lazio che non mi aspettavo, era da parecchio che non facevo un dei due, e bolla anche ora. Quindi è stata una bella season, almeno personalmente fallimentare, perché so di poter fare molto di più, so anche di dovermi impegnare molto di più. Purtroppo capita, però perdere e diciamo affrontare anche queste cose. Ok, che ti butto un po' giù, vi parlo chiaramente, però. È importante anche per esperienza, per rialzarsi. Dobbiamo solamente, cioè, mi devo rialzare e dare il massimo, nient'altro. Diciamo che non mi faccio buttare giù da una cosa del genere, anzi, la prendo come insegnamento. Perché secondo me ho ancora, diciamo, dei rimorsi, almeno quell'ultima partita, almeno il G2, forse potevo giocarmelo un po' meglio. E sono stato forse un po' troppo lezioso. Vabbè. Ah, me ne è successo, è capitato. Cerchiamo di fare meglio la prossima volta. Scusatemi. Scusate. C'è una parte ancora più importante dell'europeo che non ho detto. Una cosa che avevo annunciato, avevo detto Nico aveva anche fatto parte di questa cosa. Cos'è successo? Cos'è successo? Io, vabbè, tutto ammustriato che avevo perso l'ultima. Diciamo, lì per lì mi faceva veramente male come cosa. Anche perché mi ero impegnato tanto. Cosa succede? Decido di iscrivermi al mega regio di giocare. Ok, detto vabbè, sto qua. È l'ultimo giorno. Amen. Poi ce ne andiamo. Giochiamo. Cosa succede al primo turno? Primo turno becco un Labyrinth. Un francese con Labyrinth. Vedi se guarda caso, sempre loro. E di fianco a questo tizio c'erano un ragazzo italiano. Mo non ricordo il nome. Mi deve scusare se vedrà questo video. Amico di Eugenio. E Nico. E Nico, no? Cosa succede? Inizia questo G1. Vado un po' sotto inizialmente. Poi riesco a recuperare con le runic. Fino ad arrivare all'ultimo turno dove faccio tip addo, slumber per le ultime tre che aveva nel mazzo. Gliele banno tutte. E io ho fatto deck out. Questo era il G1, no? Prende e inizia a mucchiare. Nel frattempo, io come sempre, lo sapete, prendo e ammucchio pure io. E mi tolgo le carte. Cosa succede di bello che io già. Incazzatissimo come stavo, arrabbiato comunque con me stesso per il risultato. Cosa succede? Questa brillante idea al G1 di un side event che quello avrà droppato qualche turno dopo perché poi non l'ho più visto. Cosa fa? Rimette le carte a terra, cioè diciamo stava scuppando, non aveva scuppato del tutto, aveva preso giusto le carte bannate, le stava per rimettere. Cosa fa? Un movimento velocissimo, rimette le carte che aveva bannato, le rimette tra le bannate. Rimette i mossi a terra e chiama il judge. Chiama il judge e dice: no, io ho vinto la partita. Mannaggia la Madonna, raga. Mannaggia la Madonna. Ve lo giuro.
One, non so manco se posso dirlo. Comunque volevo, ero incazzatissimo. 20 minuti di judge goal, faccio vedere tutti i life points segnati sul libretto, che io me li segno sempre. E cosa succede? Gli danno ragione a lui, perché? Perché io giustamente non avevo fatto danno, giocando runic, lo sapete, e avevo fatto deck out, e il judge, che l'head judge che era arrivato lì, dice: ma io come faccio a dare ragione a te, visto che lui non ha mucchiato e tu sì? Ah, che ho detto, ma chiedete ai ragazzi a fianco, chiedete a loro. No, io non accetto le parole degli altri, ok? Non accettava parole degli esterni. Io intanto mi stavo facendo aiutare da un judge italiano, perché il mio inglese è basilare, a quel punto che ero alteratissimo, non riuscivo più a mantenere la calma, diciamo, a costruire una frase normale. Ed infatti stava Nico, come ho detto, che rideva, perché aveva visto quella scena, quello che era successo, ed è stato veramente, veramente, veramente brutto. Vabbè, gli hanno dato ragione, io gioco incazzatissimo, gli butto le carte in faccia, comunque faccio di tutto, cerco di giocare il più velocemente possibile, vinco il G2, G3, giocando comunque il più velocemente possibile, perdo il time, perché lui mi fa danno, io non potevo farglielo. E amen, perdo, avrò mispleato pure un sacco, perché stavo veramente arrabbiato, non pensavo nemmeno sulle mosse, tiravo le carte e basta. E niente, vabbè, vince, poi vabbè, il set event va avanti, faccio 4-2, perdo appunto proprio da Nico, facciamo mirror match, perdo il dado, mi tira, vabbè, G3 arriviamo, ho una mano per ribaltare e mi tira una bruttissima cosa, faccio trust per addarmi Evelly, e lui in chain a trust mi tira Mistaken Arrest. Per chi non sa, Mistaken Arrest non fa dare per due turni praticamente nessuno dei due giocatori, e facendo così io mi sono dovuto settare una carta e non ho potuto tirare Evelly, anche perché c'era Carota che aveva betato, ma non avevo, cioè Evelly me la doveva dare con trust, e vabbè, quindi a quel punto ho perso la partita e amen. Ho vinto le altre, ho finito 4-2, vabbè, non, niente di importantissimo, ormai il torneo vero e proprio era finito, però sta cosa del tizio mi è rimasta veramente impressa, perché non pensavo che esistessero dei cani del genere, perché non sono persone, sono dei cani, anzi forse pure un'offesa per quei poveri animali, che facessero una cosa del genere a un side event al turno 1. Vabbè, il judge italiano ovviamente aveva capito la situazione, lo sapeva, perché se non mi sbaglio mi conosceva pure, ma cioè non mi metto a fare bordello a caso, cioè so perso, amen. Era pure G1, cazzo me ne fregavo. Diciamo, con questo siparietto si è conclusa l'esperienza torneistica di quest'anno, di questa season, e amen. 65esimo, bolla, drop, bolla, e ho preso schiaffi dappertutto praticamente. Vabbè, amen. Per il resto, diciamo qualche parola sugli italiani vari, raga, quando andiamo all'estero diciamo che ci sentiamo un po' tutti patriottici, siamo un po' tutti quanti insieme, ragazzi, vabbè, che diciamo che sul tavolo di gioco siamo un pochino tutti nemici, giustamente, non ci puoi fare niente, però fuori dal gioco, in sé, se me permettetemelo tra virgolette, sono tutti bravissimi ragazzi, Vince, Diego, Mario, diciamo tra Giacomo, Riccardo Capelli, un po' tutti, ma scusatemi se non li nomino proprio tutti, però lo sapete, bravissimi ragazzi veramente, e vabbè, ovviamente pure i miei compagni di team, Eugenio, quella merda che è riuscita a fare top 69, non so come, visto che non riusciva a fare nemmeno una normal due giorni prima, però complimenti a lui. Non me l'aspettavo, devo essere sincero. E vabbè, diciamo che sull'europeo vi aspetta solamente il vlog, che sarà fantastico. Sarà veramente, veramente bello. E vi ricordo di seguirmi sia su Twitch che su YouTube per non perdervi niente. Ah, anche su TikTok, che ormai sono diventato TikToker professionista. E ora testa One Piece, sì, ho da questo weekend fino al 5 agosto ogni domenica praticamente 20 One Piece, forse il 16 luglio non devo giocare, ho solamente 20 One Piece, e quindi diciamo le live saranno un pochino focus su quello, non mancherà Yugi, però lo sapete, in estate Yugi muore,
Non c'è niente da fare. Magari se esce qualche evento ve lo vengo a streamare, l'evento diciamo domenicale, poi qualche big event. Però ora devo giocare a quello, ve l'avevo già annunciato.